lauri. Cioè, se io poi clicco su questa risorsa, io vedo che la RDFS label è sede Museo Fellini Rimini e il browser, quando io sto vedendo una tripla che ha come oggetto non un data type ma un'altra URI, mi mostra in automatico sempre l'RDFS label di quella URI. In automatico, di default. Ecco perché è molto importante usare anche RDFS label, perché esattamente, se no mi fa vedere direttamente il valore. Ma questo pensatelo sempre, fa vedere il valore in sé, esattamente. Ovviamente questa entità, questa URI, non ha soltanto una label, ha anche una tipologia e ha anche un indirizzo, che è a sua volta un'altra URI, che ha a sua volta un'altra label e quindi io poi navigo questo dato, arrivo all'indirizzo del Museo Fellini in cui poi avrò il codice postale, il nome del comune, il comune vero e proprio di Geonames in cui è collocato e via così discorrendo. Quindi il browser l'abbiamo usato e personalizzato in modo tale da non vedere delle triple di URI, ma di vedere sempre la RDFS label di ogni URI e sempre la denominazione della proprietà, linkata con l'ontologia e la proprietà presente in quell'ontologia. Per questo motivo, questo mini portalino di LOD dell'istituto, che ripeto, non ha niente di, non è particolarmente bello né ha niente di così stratosferico, è però utilissimo per un primo accesso ai dataset pubblicati dall'istituto. Proprio perché, ma sono io ragazzi, cioè, è inutile. Brava, è simpatica, ma non con le prese. Cioè, troppo buoni, eh. Sì, tanto vado avanti. Mi dispiace, grazie. No, è perché così avete una pausa. Ok. No, sono io, siete voi che dovete scusare me. Ok. Intanto parto qua, non ti preoccupare. Ok. Allora, mi sono messa il recinto. Esatto, così non ci vado sopra, forse. Ecco, sta ricomparendo. Pausa imbranata, finita. Grazie. Ok. Allora, un'altra cosa che fa questo portale è quello di far vedere gli allineamenti semantici. Cioè, mi fa vedere quando io ho collegato una mia URI, una mia risorsa, a una risorsa pubblicata da qualcun altro. E come me lo fa vedere? Perché me lo riesce a far vedere? Semplice, perché è un browser RDF, quindi se io ho detto che la mia URI è la stessa cosa di una URI, di una risorsa pubblicata da un altro, il browser RDF va a leggere anche quel dataset e mi mostra le informazioni pubblicate dall'altro dataset. È ovvio che io devo aver affermato che c'è una proprietà che si chiama same as, cioè è la stessa cosa che ho dichiarato della mia risorsa, ma semplicemente creando questo allineamento semantico tra la mia risorsa e la risorsa pubblicata da qualcun altro, cosa che io faccio in maniera automatizzata perché lancio delle query ogni mese in cui vado a cercare tutti quelli che parlano dei miei istituti culturali e faccio tutti i miei same as,
In automatico il browser propone a me utente, chiunque, qualunque, anche tutte le informazioni pubblicate da altri su quella stessa risorsa. E vengono fuori in questo momento, esatto. Sì, sì. Devo dire questo, che queste tecnologie sono recenti, sono giovani. Quindi nel 2011 non avevamo nessuno strumento neanche per guardare gli RDF, le triple. Nel 2011 ci siamo letti 7.000 triple, pulite pulite. Adesso abbiamo questo strumento per verificarle. Oggi per gli allineamenti semantici abbiamo una serie di... Noi poi usiamo soltanto software open source, ecco, a complicarci la vita c'è questo, complicarcela o valorizzarcela a seconda dei punti di vista. Oggi noi usiamo una serie di strumenti per gli allineamenti semantici che sono semi-automatizzati, cioè che mi propongono tutti gli allineamenti possibili. In cui io dico, io voglio cercare... possibili allineamenti semantici nel mio dataset, in questi dataset, e glieli elenco. Molto spesso si usa DBpedia, quindi Wikipedia, proprio come ponte verso altri dataset, perché quasi tutti fanno il same as verso DBpedia. Quindi io posso dire, cara macchina, fammi vedere tutti quelli che hanno fatto un same as verso una risorsa di DBpedia a cui io ho fatto un same as. Chiaro il passaggio? Cioè, io mi preoccupo di fare l'allineamento con DBpedia e poi mi porto a casa tutti gli allineamenti che altri hanno fatto su DBpedia, perché faccio una query sui loro dataset dicendo mostrami tutti quelli che hanno sei mesi con quella URI, pulito. Però comunque noi non ci fidiamo di farli, cioè si potrebbero già fare in maniera completamente automatizzata, ma data un po' anche l'inesperienza su questi contesti, noi preferiamo controllarli. E quindi facciamo il controllo una tantum degli allineamenti per verificare che siano giusti con la cosa giusta. Una cosa importante da tenere presente, fare un allineamento semantico con un altro dataset non vuol dire che siamo d'accordo in ciò che diciamo su quell'istituzione. Non sto dicendo che quello che dice Wikipedia della biblioteca del Museo Fellini di Rimini a me, Istituto Beni Culturali, vada al 100% bene o al 90% bene. Io sto solo dicendo che stiamo parlando della stessa cosa. Poi, la capacità del riutilizzatore di decidere se la qualità e la tipologia delle informazioni che cerca la trova meglio in un dataset piuttosto che in un altro, quello fa parte assolutamente della scelta di chi riutilizza. È ovvio che se sono un gigantesco produttore di contenuti a livello mondiale, temo che preferirò DBpedia ai fantastici link d'open data dell'Istituto Beni Culturali, ma probabilmente perché li conosco più facilmente, ma attendere più le macchine diventeranno capaci di elaborare quantità di informazioni più ampie e di ragionare in modo più articolato su questi dati, e più noi speriamo che questo possa accadere. Però in questo momento quello è un passaggio che ancora noi sentiamo la necessità di monitorare a manina, cioè a occhio umano. Una volta che l'abbiamo fatto, che cosa succede? Che nella parte bassa di visualizzazione del browser, lui mi fa vedere tutte le risorse connesse dalla Linked Data Cloud, cioè da questa gigantesca nuvola, vedi, ci sono passata da questa gigantesca, non ce la faccio, da questa gigantesca nuvola di dataset pubblicati in formato RDF. Quindi ad esempio mi dice che c'è questa risorsa connessa, guardatela bene che non è scontata, per favore, questo è sudore e sangue. C'è questa descrizione del Museo della Città di Rimini, in questo caso su DBpedia, e siccome DBpedia pubblica i dati in un formato, con un'ontologia molto nota, il browser RDF riesce anche a mostrarmi una prima parte dei dati pubblicati da DBpedia, e cioè la RDFS label anche di DBpedia, la URI anche di DBpedia e la Dublin Core Description anche di DBpedia, perché sono ontologie, come vi dicevo, POP, cioè molto usate, che su cui siamo abbastanza tranquilli che spesso si trovino.
Guardate invece l'altra la terza risorsa, quella in fondo, è Wikidata. Wikidata è un progetto di Wikipedia, di link open data di Wikipedia, che è nato dopo DBpedia. Quindi abbiamo Wikipedia, che è quella che consultiamo sul web. DBpedia è la prima versione RDF di Wikipedia. Wikidata è un passaggio successivo, è un lavoro che stanno facendo, ma in cui ancora non ci sono le descrizioni, ma ci sono solo le URI e le label. Quindi di Wikidata, come vedete, mi fa vedere la URI, quindi l'identificativo per Wikidata di questa risorsa, e solo la label. Non abbiamo descrizioni, dati o altro. Lo stanno usando proprio come contenitore gigante di URI sicura. Però guardate invece il secondo collegamento, che è molto interessante. Voi direte perché. Proviamo a leggerlo. Allora, intanto ha una RDFS label diversa da quella che noi pubblichiamo. Okay. Che dice solo museo della città. E già qua la maestrina che viene dentro dice, beh, insomma, però questa label non è che mi parla molto, perché quanti musei della città ci sono? Magari se mettevano anche il toponimo nella label, toponimo che c'è comunque nell'URI, poteva far comodo. Questo è il collegamento a un dataset della Fondazione Zeri, che è una fondazione dell'Università di Bologna, che conserva le foto, ne avevo accennato all'appuntamento del 30, che conserva le foto di un critico d'arte, sulla base di quelle foto, di quei documenti, ha fatto decine, centinaia di assegnazioni, di attribuzioni di opere d'arte ad artisti, a specifici artisti. Okay? La Fondazione Zeri descrive le foto di opere che sono conservate in musei. Quindi descrive il Museo della Città di Rimini, perché evidentemente nel suo dataset ha delle foto di opere conservate dal Museo della Città di Rimini. Questo allineamento semantico è stato fatto a mano, perché è stato confermato a mano, ma sulla base del collegamento che sia la Fondazione Zeri che IBC ha fatto con DBpedia. Quindi DBpedia è stato il ponte di questo collegamento. Che cosa ci si porta a casa, ad esempio? Ad esempio, noi adesso non abbiamo pubblicato in LinkedIn Open Data le schede catalografiche delle opere. Non ancora, non abbiamo foto di opere pubblicate in LinkedIn Open Data, perché il patrimonio di informazione dell'istituto è sterminato e abbiamo cominciato con le istituzioni culturali. Adesso stiamo lavorando sui patrimoni. Quindi questo dato, che vedete con lo stesso browser RDF che usiamo noi, questo dato non è di IBC, è della Fondazione Zeri, ma è collegato per il tramite di quel SEIMES al mio museo. In questo caso questa opera è conservata alla Pinacoteca di Faenza. Quindi noi abbiamo arricchito, banalmente, cioè facendo un semplice SEIMES, la descrizione dei nostri musei con le foto e la descrizione delle opere catalogate all'interno di quei musei, pubblicate e gestite in un dataset di un'altra istituzione che nulla ha a che vedere con l'istituto, che ha pubblicato i suoi dati in LinkedIn Open Data. Un domani, quando avremo di questa opera San Domenico presenta la regola a Papa Onorio III, quando di quest'opera pubblicheremo in LinkedIn Open Data anche la scheda catalografica che è sul portale, sul sistema informativo museale di IBC, semplicemente andremo a dire: guarda che quella scheda la mia scheda catalografica descrive un'opera che è rappresentata in una foto di Zeri. E quindi andremo a fare un altro allineamento semantico tra la foto e l'opera. Ma già adesso, semplicemente con l'ente che conserva quel patrimonio, abbiamo in qualche modo intercettato informazioni che l'istituto non possedeva. Anche le foto sono dei data type specifici o sono degli oggetti? Quello dipende dalle politiche di pubblicazione dell'ente. Noi stiamo ancora un po' ragionando su come pubblicarle, perché in tanti pubblicano semplicemente un URL della foto, da cui poi tu vai a vederla,
che diventa un URI perché poi tu garantisci che sia stabile. Ci sono però degli strumenti e degli standard che fanno, che pubblicano proprio in formato aperto le foto stesse, tanto da darti anche la possibilità di lavorarci poi sopra, di commentarle, lavorare, di visualizzarne solo una parte. E c'è uno standard che si chiama IIIF che fa questa cosa, ma però sì. No, applaudire non vi porterà alla fine di questa lunga mattinata. No. Tra i dati pubblicati, ma siamo quasi alla fine, quindi diciamo che mantenete una vostra dignità. Allora, Franco stamattina, davvero gli ultimi 5 minuti. Allora, a me hanno detto le 12.30, se questi non erano i patti contrattuali con voi, ah, ecco perché. Allora, manca poco però, questo collegamento però lo dovete guardare, questo lo dovete guardare. Allora, l'applicazione che vi ha mostrato prima Franco Facondini è basata su questo dataset, che è un altro dataset della regione, dell'istituto, il dataset delle farfalle d'Italia. Mi piacerebbe moltissimo raccontarvi perché in Emilia Romagna abbiamo il dataset delle farfalle d'Italia, ma non vi vedo propensi ad aprendere questa finestra. Tuttavia potete andarvela a leggere, perché è una storia molto interessante, è una storia di qualità dell'informazione. Questo è un altro dei dataset pubblicati. In questo caso, per rispondere alla questione delle foto, le foto sono descritte con questa proprietà di FOAF, ciascuna di loro ha un URI, ma risiedono fisicamente in un server diverso dall'endpoint SparkQL. Quindi sono diciamo immagine in un server aperto raggiungibile, ma che, come vedete anche dall'indirizzo, non è dati Emilia Romagna ma è immagini IBC Regione Emilia Romagna, quindi in un server proprietario, anche se le foto sono riutilizzabili, non ci sono particolari vincoli. Da questo insieme di dati, questi dati provengono da una pubblicazione, da una gigantesca banca dati cartacea fatta da uno studioso, un ricercatore che ha fotografato le farfalle in tutte le fasi della loro vita. Infatti, se potessi aggiungere un upgrade dell'app sulle farfalle, mi piacerebbe vedere le diverse fasi di vita, di storia della farfalle, non solo una, che mi sembra che se ne veda solo una, forse. Ok, allora sono stata io che non sono stata capace di usare bene l'app, ok, perché insomma il bruchino è molto, è interessante vedere anche l'evoluzione. Questo entomologo ha questa raccolta disumana di farfalle d'Italia, tutte le farfalle registrate e scoperte ovviamente in Italia, per ciascuna ci sono tutti i riferimenti alle tassonomie internazionali, quindi il tipo di farfalla, la famiglia, la specie e via discorrendo, e per ciascuna c'è la zona di diffusione. Una cosa che non siamo riusciti ancora a fare, ma che ci piacerebbe molto, è quella di georeferenziare la presenza delle farfalle sul territorio. In questo momento non siamo riusciti a farla perché il dato è discorsivo nella banca dati, cioè nella banca dati si dice la farfalla è presente nella provincia di Rimini sopra gli 800 metri di altezza. Allora non abbiamo ancora, ma insomma servono dei soldi e un progetto per fare questo, però ci piacerebbe segmentare il territorio anche in altezza oltre che sulla pianta, in modo che chi gira potesse ad esempio sapere in questo punto della strada o del paesaggio che tipo di farfalle posso vedere. Questo sarebbe molto divertente. Un altro dataset pubblicato che ha avuto un certo successo è invece il dataset degli alberi monumentali, che sono gli alberi tutelati come bene culturale dalla regione, hanno proprio un vincolo di tutela, i comuni sono obbligati a fare dei trattamenti specifici per mantenerli in vita,
questa è vicino, è una roverella vicino a Verucchio, e anche in questa banca dati abbiamo tutte le foto. Perché vi faccio vedere questa banca dati e poi mi zittisco? Perché uno dei primi riutilizzi dei linked open data di IBC integrali è questo portale che si chiama Cammini Emilia Romagna, che è stato fatto dalla regione e dal portale cartografico della regione assieme al CAI e ad altre associazioni di escursionisti. Ha disegnato tutti i sentieri dell'Appennino e della pianura regionali come ovviamente strumento per il turista, per il turismo lento, il turismo naturale, e hanno integrato sulla loro pianta, attraverso la georeferenziazione dei nostri dati, tutte le schede descrittive degli alberi monumentali presenti sul territorio. Quindi hanno unito a una banca dati già posseduta di sentieri, una banca dati in formato linked open data aperto georeferenziato sugli alberi monumentali che si trovano o nei pressi di questi sentieri o proprio lungo il sentiero della passeggiata. Un altro invece esempio di riuso, molto bello, molto molto bello, ma proprio l'idea di questo progetto è secondo me molto bella, questo progetto che si chiama Lume, è un progetto dell'Università di Modena e Reggio, Lume come piccola luce, che ha come obiettivo quello di aiutare le persone o con esigenze particolari, o diversamente abili, o con bambini, o semplicemente che vogliono fare un turismo più lento, aiutare queste persone a evitare le file e scoprire luoghi di solito non così conosciuti. Quindi loro hanno comprato a un abbonamento ai dati telefonici. Attraverso i dati telefonici riescono a capire il livello di intasamento di un istituto culturale o di un parco o di un luogo sulla pianta, e a seconda della tipologia del visitatore che si è loggato a quest'app, a suggerirgli strade alternative per visitare quello spazio, quel luogo, per recarsi anche a quel museo, sfruttando tutte le informazioni, diciamo, diverse dai luoghi classici della cultura, cioè per uscire da quei luoghi intasati, perché tutti vanno sempre lì e solo lì, anche se di fianco magari c'è qualche altra iniziativa bella. E questo finalizzato o a chi si muove a piedi o in bicicletta, o a chi ha ridotte possibilità di movimento per bambini, per disabilità o altro, e soprattutto per evitare la congestione, insomma, in alcuni luoghi. È un'app che hanno costruito e messo in pratica per la Notte Rossa di Maranello, quindi con i Musei Ferrari e tutta questa serie di iniziative, e che è finanziata da un progetto europeo. Al termine del progetto europeo verrà estesa anche ad altri comuni che vogliano fare un'esperienza di questo tipo. È un modo molto interessante per riusare dati anche commerciali apparentemente distanti tra loro, ma utilissimi al turista. Quindi ci sono, non so, tutti i dati sul trasporto pubblico, gli orari degli autobus, la situazione meteo, quindi non so, fra poco pioverà, quindi vai a vedere questa zona chiusa piuttosto che vai a fare la passeggiata all'aperto, con una serie di gadget molto interessanti. È stata una mattinata intensa. Spero di essere riuscita a dirvi qualcosa di interessante. Siete veramente... Il mondo dei social vi ha trasformati in ruffiani proprio, né più né meno. Grazie. Alla pagina IBC LOD ci sono tutti i riferimenti. Se qualcuno è interessato ad approfondire senza gli studenti,